Siamo con Andrea Tatafiore, capo delegazione del FAI L'Aquila. All'Aquila il FAI ha deciso di aprire le porte del convento di San Giuliano, un convento che è stato danneggiato dal terremoto ma che è stato in parte già, diciamo, recuperato. Il convento di San Giuliano vive nella sua storia all'interno della città un periodo di grande attenzione o di grande dedizione da parte degli aquilani, e ha un periodo invece meno in cui lo stesso è meno al centro della vita cittadina. Indubbiamente questo convento, per la storia che rappresenta la nostra città, per il fatto che ancora oggi è custode, prima di preghiera e oggi ancora per quello che ne rimane, dei resti del Beato Vincenzo, un personaggio importante, che, come sottolineato dal professore Pino Valeri nel nostro iter di studio insieme ai giovani scuole, alle scuole e quindi ai giovani delle scuole della città, è un personaggio importante perché rappresenta un po' l'identità di noi aquilani. Bene, dicevo, peggio ancora dopo il terremoto. In effetti le dinamiche della difficile ricostruzione, nonché il dislocarsi poco ordinato di questa città, hanno purtroppo tenuto fuori questo importante posto dall'attenzione della città, specie quando era sottoposto a interventi di ricostruzione post-sisma, che per fortuna oggi ci permettono di goderne almeno in buona parte. Perché quindi proprio San Giuliano? Perché più di tanti altri luoghi in questo momento deve essere riscoperto. Noi del FAI, il nostro movimento è un movimento di affamati. Noi aquilani, in particolar modo i tesserati del FAI dell'Aquila, hanno fame di riprendersi il loro territorio, i loro posti belli. E in quest'ottica, che come il cantiere ci ha permesso di poter rimettere il piede qui dentro, siamo riusciti a farlo, e a prescindere dalla Chiesa lo abbiamo fatto per primi, perché tenga conto che oggi è visibile non soltanto la Chiesa eccellentemente restaurata, ma anche buona parte del complesso del convento, che invece fino a poco tempo fa non era a disposizione di tutti. Ecco, ricordava degli interventi di recupero e di restauro che sono stati fatti finora, in parte finanziati da enti privati, in parte con i fondi della ricostruzione. Vuole parlarci di questo? Assolutamente sì, il convento è stato oggetto delle massime attenzioni da parte della sovrintendenza, nonché oggetto di destinazioni di fondi di indole prevalentemente pubblica. Va ringraziato il Sor Optimist per l'intervento sulla cappellina, che oggi in questi due giorni sarà visitabile con la dovuta accortezza che merita l'importanza di questo monumento. Quindi in una fase, mi permetta di dirlo, di totale critica e contestazione per questa oggettivamente difficile ricostruzione, sia un po' per le difficoltà oggettive del momento storico, ma anche molto per quella che è l'oggettiva difficoltà di riuscire a creare una squadra di vero governo su questa ricostruzione, noi non possiamo per questo essere ostativi o non guardare il buono che riusciamo a riprenderci di questa città. Ecco, San Giuliano in parte è un buono che pian piano riusciamo a riprenderci. Il FAI è stato subito attivo, anzi è stato forse il primo a finanziare il restauro di un monumento importantissimo per l'Aquila, la Fontana delle 99 Cannelle. Ecco, vuole ricordarci quali sono stati gli interventi del FAI finora e quali saranno quelli del futuro? Allora, intanto il FAI, è importante dirlo, è nella nostra regione, il FAI dell'Aquila è stata la prima. È stata la prima, il primo ramo veramente operativo nella regione del FAI è nato proprio all'Aquila. Ormai è una storia di 11 anni che tra l'altro mi nobilitano, perché hanno visto sempre me come soggetto organizzatore, come punto di riferimento degli intenti della fondazione. Un passaggio importante quindi non è soltanto quello di aver fatto, di aver ricostruito per la prima volta un monumento dopo il terremoto, le 99 Cannelle, il cui intervento non va considerato per l'importanza esclusivamente in termini di ricostruzione, nel senso più materiale del termine, ma va colta nel senso più profondo che si è voluto dare. Siamo riusciti ad ottenere la possibilità, senza ancora che fosse impiantata una vera governance di gestione e di vera e propria funzionamento amministrativo per le pratiche di ricostruzione di un bene, siamo riusciti a fare un atto di forza e a risistemare le 99 cannelle. Entro quanto tempo si dovrebbe recuperare interamente questo complesso? Guardi, questa è una domanda alla cui risposta è difficile da dare, e quindi per rispetto di su e di chi ci ascolta è opportuno non dare queste risposte, anche perché lei mi insegna che i cantieri in Italia, ma come in tutte anche le altre parti del mondo, ma specialmente in Italia, sono cantieri spesso problematici, specie se a contatto con opere di rilievo monumentale o architettonico come quello che è come il convento di San Giuliano. Tenga conto che tutto sommato è anche naturale che in una fase di ristrutturazione di un complesso complesso e di una lunga storia come questo possa avvenire che avvenga qualcosa di inatteso.
una cosa è avvenuta, qualcosa di inatteso, molto bello, importante, che è questa bellissima presenza di affresco che abbiamo riscontrato e che oggi facciamo vedere in tutta la sua interezza, nascosto dietro una patina di calce utilizzata nel post-sisma del Settecento. Non comprendiamo le ragioni del perché abbiano voluto nel post-Settecento coprire questo stupendo affresco che presenta una importante crocifissione, ma è proprio grazie a questo restauro e casomai all'elemento accidentale di averlo casualmente scoperto dietro un pezzetto di muro che oggi riusciamo, casomai rallentando un po' i lavori, a rivederlo e apprezzarlo.